Allora, buonasera di nuovo. Dopo questo spazio interessantissimo, spazio certi diritti, passiamo al spazio Voci Radicali. E questo spazio di questa sera, di Voci Radicali, abbiamo come ospite Andrea Spinetti. Andrea Spinetti, radicale, attivista dell'Associazione Radicale Genovese, che si chiama appunto Radicali Genova, e membro anche del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Buonasera, Andrea. Buonasera Gianni, buonasera a tutti gli ascoltatori di VeriTV. Dunque, Andrea Spinetti da tempo si occupa di una vicenda che l'ha toccato anche personalmente, che è appunto la lunga e drammatica vicenda della questione del sangue infetto. Sicuramente Andrea saprà dare qualche dettaglio, sicuramente meglio di me, e quindi io do subito a lui la parola per una rapida presentazione della vicenda. Per spiegare un pochino di che si tratta, quanti e chi sono i coinvolti e se magari possiamo indicare anche tra coinvolti come vittime e magari indicare anche qualche carnefice in questa vicenda. A te, Andrea. Quindi l'obiettivo è proprio questo, di puntare i riflettori su una vicenda che parte molto da lontano. Molto da lontano intendo dire che tutta questa serie di infezioni che poi hanno generato questi contagi che hanno generato poi le infezioni che riguardano oggi una platea molto molto allargata, perché parliamo comunque di oltre 100.000 infezioni portate dall'introduzione di sangue proveniente dall'estero non testato e quindi introdotto in lavorazione grazie alla compiacenza chiaramente di ministri, funzionari ministeriali. Lo scandalo venne fuori nel periodo di Tangentopoli, cioè nel 1992 fu scoppiò il primo scandalo della sanità importante, quello relativo alle tangenti che chiaramente prendeva Poggiolini nella sua veste di direttore dell'azienda del farmaco, l'odierna AIFA. E nel 95 furono rinvenuti dalla Guardia di Finanza una quantità incommensurabile di sangue che doveva essere distrutto in virtù di un allarme sanitario che l'allora ministro Maria Pia Garavaglia aveva intimato e che le aziende in realtà non smaltirono, o meglio, lo smaltirono attraverso le strutture sanitarie. Diciamo che su determinate categorie di malati, per esempio gli emofilici, tanto per far rendere conto della gravità della situazione, emofilico è una persona che ha una carenza del fattore ottavo di coagulazione, quindi ha necessità di compensare questa carenza con dei farmaci che in quel periodo furono introdotti senza nessun tipo di test. La risultante sulla categoria emofilica che io rappresento, poi parleremo anche comunque di talassemici e di trasfusi occasionali, ha avuto delle punte incredibili, cioè parliamo di l'80% delle persone infettate, il 60% addirittura infettate con più di due patologie. È chiaro che negli anni 80, fine anni 80, primi anni 90, era già chiaro alla politica che si stava esplicando un'epidemia in Italia, e questo era dato, confortato, tra virgolette, dall'alto numero di persone che in virtù dell'HIV contratto andavano a morire. Nel 1992, di fretta e di furia, fu infatti emanata una prima legge, che è l'unica legge che è stata poi emanata fondamentalmente nei confronti dei danneggiati da sangue infetto. Cioè una sorta di indennizzo equo solidale con il quale lo Stato, non entrando nel merito del risarcimento del danno biologico, decideva di concedere questo indennizzo a parziale ristoro di quella che era una sua responsabilità. Quindi nel 92 si è iniziato ad usufruire di questa legge e nel 95 le richieste di adesione toccavano già le 20.000 unità. Poi è chiaro che il percorso della nostra vicenda ha preso le strade dei tribunali, sia in cause civili che in cause penali.
Per quanto concerne il discorso delle cause civili, le numerose sentenze della Cassazione hanno ormai appurato che c'è una responsabilità diretta del Ministero dagli anni 60, cioè dagli anni in cui avrebbe potuto, mettendo a frutto le conoscenze del tempo, evitare tutta questa serie di contagi. Ora, io non voglio scendere nel fattispecifico dei motivi che hanno portato a compiere questa cosa vergognosa. Chiaramente alla base di tutto ci sono solo chiaramente dei profitti di aziende, profitti di partiti politici, profitti di funzionari ministeriali che si sono costruiti delle vere e proprie carriere dietro a questa vicenda. La realtà invece che ci porta oggi, a distanza di 20 anni, dove non c'è ancora stata né una giustizia civile né una giustizia penale, perché le persone che poi furono coinvolte in quel famoso sequestro furono incriminate per epidemia colposa ai processi di Trento e di Napoli, ma il reato di epidemia si è andato a prescrivere nel 2008 con buona pace per tutti. Solo grazie alla lungimiranza della GIP De Simone, sempre della Procura di Napoli, si è riusciti a fare un nuovo rinvio a giudizio, non più per i contagi, ma solamente per le morti. Tant'è vero che noi danneggiati, soprattutto emofilici, siamo in attesa che venga istruito questo famoso processo, che molto servirebbe a scrivere la vera storia di questa vicenda. Omicidio colposo plurimo è il nuovo capo di imputazione per Guelfo Marcucci, allora proprietario della Sclavo, che è l'azienda, diciamo, incriminata per quanto concerne gli emoderivati infetti, che è un'ex azienda di Stato acquisita dalla famiglia Marcucci. Duilio Poggiolini come rappresentante del Ministero in qualità di responsabile dell'AIFA, direttore dell'AIFA, e altre 14 persone facenti sempre parte degli organigrammi di questa azienda. 4 anni di attesa per vedere istruito un processo che non parte, nonostante siano stati già sostituiti ben 3 capi procuratori, ma soprattutto una giustizia civile che tarda ad arrivare, perché lo Stato nel 2007, visto che stava perdendo le cause in tribunale, ha deciso attraverso una legge di mandare in transazione 7.000 di queste persone, cioè le persone che al 31-12 del 2007 avevano un contenzioso in tribunale con il Ministero. Dal 2007 a oggi, quindi parliamo di 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, siamo ancora in attesa che esca questo famoso decreto. Nel frattempo però sono stati accantonati quasi 1 miliardo di euro per poter soddisfare questo tipo di esigenza. Siamo in un momento chiaramente di impasse. A breve dovrà uscire il decreto, perché dopo 1000 pressioni anche attraverso gli organi, diciamo, come il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, come la Corte Costituzionale, il Ministero si trova obbligato comunque a dare impulso a quello che la legge del 2007 prevede. Il problema grossissimo è questo, che la legge del 2007 si rifà a una precedente transazione del 2003, che aveva già mandato 700 emofilici in transazione con lo Stato. La legge del 2007 recita che tale nuova transazione deve essere analoga e coerente con la precedente transazione. E qua invece cominciano a sorgere i problemi, perché nel 2007 ci manda in transazione lo Stato, ma nel 2008 lo Stato incassa una sentenza di Cassazione favorevole che in sostanza introduce il principio del diritto, della prescrizione del diritto al risarcimento. Cambiato lo scenario, il regolamento che attualmente regola, scusate il gioco di parole, questa nuova transazione quindi introduce il criterio della prescrizione, e sulla base di quello che ha deciso l'Avvocatura di Stato nello stilare questo decreto, che non è un decreto politico ma, ripeto, è un decreto dell'Avvocatura di Stato, ci considera quasi tutti prescritti. Quindi parliamo un attimo
no, specifichiamo un attimino questa, questa cosa, Andrea. Parliamo della prescrizione, intanto quanto prescrizione e per quali patologie, diciamo, per quali tipo di danni che sono stati provocati? Prescrizione, allora, al diritto di risarcimento. Sì, ecco, l'avvocatura nel formulare questo decreto ritiene che il tempo sufficiente per poter diciamo esercitare il proprio diritto parta dal momento della richiesta dell'indennizzo 210, quindi ti puoi immaginare te, quindi 92 nel mio caso, io ho fatto domanda nel 92, entro il 97 avrei dovuto fare la causa allo Stato, però è anche da dire che la prima sentenza della Cassazione che permette a noi, permetteva a noi di andare a transare è del 2000. Diciamo che tutta questa situazione che poi si riflette su aspetti di natura tecnicistica, no? Perché è vero e comunque fa bene l'avvocatura di Stato a perorare la sua causa come parte che, diciamo, tutela i suoi interessi, in questo caso tutela gli interessi del Ministero. La cosa veramente vergognosa è che a fronte di questo tipo di situazione manca assolutamente una volontà politica che potrebbe superare queste barriere promulgando un decreto che vada sopra quella che è l'iter normale della giurisprudenza, insomma ci lasciano praticamente soli davanti ai tribunali. E questa è la vergogna più grossa. Perché ormai è acclarato che le responsabilità siano del Ministero, su quello non ci piove, loro non possono opporre nulla su questo, possono però opporre il fatto che il tuo diritto si sia prescritto, in virtù di una sentenza della Cassazione che non è altro che una delle tante sentenze, cioè prendono quella che è la sentenza a loro favorevole e sulla base di quello che dice quella sentenza formulano il decreto. Allora Andrea, dato appunto questa negazione di diritti, infatti abbiamo appunto la negazione continua, questa trasmissione abbiamo intitolata così, secondo te, appunto da esperto e da appunto persona toccata personalmente sulla questione, ci sono due possibili spiegazioni, l'una diciamo di tipo prettamente economico, perché poi ovviamente si tratta di tirar fuori soldi e di questi tempi, insomma le casse dello Stato sappiamo come stanno, e l'altra potrebbe essere, secondo me, quella di non approfondire troppo e non far emergere responsabilità e nomi, che insomma sarebbe anche abbastanza scomodo, che magari potrebbero risalire fino a delle organizzazioni, partiti, incarichi governativi molto importanti, persone in vista, insomma, e influenti. Secondo te, quale delle due può essere il motivo appunto di questa negazione al diritto, diciamo, di essere risarciti, se sono entrambe, quale più delle due secondo te? Allora, secondo il mio modo di vedere, lo Stato sta capendo forse adesso quanto è stato grande il danno che ha combinato, perché bisogna riconoscere che il fenomeno del sangue infetto è un fenomeno, una vicenda che ha riguardato un po' tutto il mondo, data la multinazionalità delle aziende che operano in questo settore. E a mio modo di vedere non vogliono creare un precedente, un po' come la storia dell'amianto, no? Esattamente, stavo pensando la stessa cosa. E hanno paura di creare un precedente che possa veramente mettere in crisi le casse dello Stato. Il problema è che lo Stato non si è mai preoccupato di andare a verificare le colpe penali e attribuire a chi di dovere questi risarcimenti, cioè voglio dire, io da cittadino posso anche accettare il fatto che sia lo Stato a dover pagare, ma cosa non accetto è che lo Stato non faccia nulla per andare a recuperare quello che in passato le aziende colluse con i suoi funzionari hanno messo in atto. Per quanto concerne il discorso della ristrettezza economica, voglio ricordare che la legge del 2007 aveva individuato un meccanismo tramite il prelievo delle accise sui tabacchi, che ha consentito allo Stato di accantonare oltre 1 miliardo di euro per risolvere questo tipo di problema.
Se poi invece si vuol considerare che questo miliardo accantonato, in quanto che non destinato, lo si voglia distrarre per andare a risolvere altri problemi di bilancio, quello è un altro paio di maniche. Anche perché poi, per dare giustizia a questa gente, che cosa dovrà succedere? Che ballino fuori qualche miliardo così per caso? Io sono dell'avviso che in tutte le cose i problemi si risolvono se si ha l'intenzione e la volontà di risolverli. Il resto sono tutti falsi problemi. Andrea, anche adesso abbiamo, diciamo, non volevo interromperti, vai. Gianni, l'altro aspetto veramente infame di questa faccenda è che qualora una persona entri anche nella possibilità di ottenere un risultato in tribunale, perché chiaramente lo Stato oggi ci dirà di no, ma noi continueremo le nostre cause. Ci sarà chi andrà avanti, chi sarà considerato prescritto, quello purtroppo è un limite del nostro ordinamento, non siamo in common law, quindi ogni processo ha una sua storia. È un vantaggio e uno svantaggio. La cosa inequivocabile è che oggi chi vince le sentenze in tribunale, proprio in virtù di disposizioni di legge votate dal nostro Parlamento, fa fatica a rendere esecutive le sentenze, in quanto che lo Stato ha pensato bene di rendere intangibili e impignorabili i propri beni. Quindi l'unica risultante in realtà per noi veramente valida, cioè che ci consentirà di avere giustizia, ma chiaramente con i tempi che necessita, sarà ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sì, infatti prendiamo queste in esame questa opportunità, diciamo, questa ultima istanza, che mi sembra sia esperibile quando praticamente sono stati esperiti tutti i gradi di giudizio, se non sbaglio. Che cosa comporterebbe appunto per lo Stato? Vediamo, cioè, sarebbe conveniente anche allo Stato, oltre che al malato, arrivare fino a questo e non invece magari risolvere prima la vicenda? È la domanda che fondamentalmente ci stiamo facendo tutti noi che, diciamo, siamo coinvolti direttamente in questa battaglia qua. Ma a quanto pare lo Stato non ci sente da questo profilo, cioè, perché probabilmente non c'è quel senso di responsabilità di quello che è stato prima e di quello che verrà dopo, no? È sempre il solito discorso, quando tu chiedi a, che so, ministro Balduzzi, faccio un esempio, parlo del ministro Balduzzi perché in questo momento c'è lui, e gli chiedi qualcosa sul sangue infetto, la tendenza è a dissociarsi, però neanche a prendere una posizione. E poi c'è anche un altro aspetto, insomma ce n'è parecchi di aspetti che noi, io almeno come radicale, sto studiando, anche proprio tutte le collusioni che esistono ancora, i limiti ancora di un sistema sangue che non si è ancora dotato di quella sicurezza che l'Europa è dal 2001 che prescrive. E infatti questo è un altro aspetto che ti volevo chiedere, Andrea, cioè la situazione attuale, almeno rispetto agli con gli errori, diciamo, che sono stati fatti, si è migliorata un po' la situazione, si è messa in sicurezza, c'è possibilità appunto che perlomeno queste cose riaccadano con una incidenza molto molto più bassa? Allora, innanzitutto voglio esprimere grandissimi apprezzamenti per quello che fanno le associazioni di donatori e l'AVIS, in special modo, perché effettivamente a livello di trasfusioni, cerco di differenziare le trasfusioni e il plasma da quello che è il discorso degli emoderivati. Se per quanto concerne le trasfusioni che può andare a fare il trasfuso occasionale oggi nei centri chiaramente di ematologia piuttosto che i centri trasfusionali, la sicurezza è praticamente garantita. Il grosso problema rimane per la parte di sangue che viene destinata chiaramente al mercato dell'industria. Non esistono ancora delle regole che regolamentino questa situazione. E infatti la parte di plasma e sangue che è oggetto di commercio, in pratica. Esatto, cioè che cosa succede? Che non essendo stati fatti i decreti attuativi della legge 219 del 2005, che era quella che metteva in sicurezza il sangue, in mancanza di questa legge si rifà alla precedente legge, quella del 90,
cioè quella antecedente allo scandalo Poggiolini. Questo che cosa consente alle aziende di poter ancora andare a reperire sangue in paesi come gli Stati Uniti, l'Austria, la Germania, dove è ancora accettata l'idea che si possa vendere il sangue, cioè esiste del sangue mercenario commerciale che viene reperito e che viene messo chiaramente all'interno della lavorazione industriale. E questa è la cosa veramente drammatica, cioè quindi gli emofilici diciamo che sono tranquillamente in grado di poter andare a correre gli stessi rischi che c'erano prima. Ho capito. Senti Andrea, proprio su questa cosa delle donazioni, una cosa che in certi diciamo contenitori, così possiamo chiamare mediatici radicali, si sente spesso qualcuno che fa e altri che commentano la proposta di dare la possibilità ai carcerati di donare il sangue in cambio di un accorciamento in pratica del periodo di detenzione. Ecco, tu su questa cosa che ne pensi? Beh, allora potremmo anche dire, visto che l'Europa considera il sangue come un organo, dire che chi dona un rene sconta la pena. Mi sembra un po' forzata come cosa, tanto più che è proprio dalle carceri che proveniva tutto quel sangue non testato. Io non ritengo, soprattutto le carceri italiane, il posto idoneo dove andare a reperire del sangue che poi viene destinato alla sanità pubblica. Su questo non ci piove, ma credo che siano idee, ma voglio dire, di idee ne abbiamo tutti, e anche fantasiose. Sì. No, anche perché dobbiamo dirlo, insomma, la situazione carceraria è tale, così drammatica, che purtroppo l'incidenza di persone con patologie gravi, che sicuramente renderebbero impossibile la donazione del sangue, è molto elevata. E poi a questo punto, voglio dire, non so neanche quanto si potrebbe essere certi che quel sangue venisse scartato, perché insomma sappiamo che la situazione a quanto pare è abbastanza poco certa, ecco, riguardo alla sicurezza, e no, quindi sicuramente anch'io sono d'accordo che insomma non è una grande pensata. Poi io guardo i dati della situazione carceraria, insomma problema carceri, posso dire tranquillamente che il sangue infetto per coinvolgimento personale, ma subito dopo, diciamo, fra le tante battaglie che i radicali fanno, è quella che forse maggiormente sento, perché un po' perché forse tutto sommato anche noi ci sentiamo un po' carcerati, cioè nel senso che ci è stata data una condanna, non esistono le mura, ma poi esistono mille barriere nella vita di tutti i giorni che la fanno veramente pensare come un fine pena mai. E infatti Andrea, questa cosa non l'abbiamo ben specificata, di che patologie parliamo? Parliamo di patologie importanti che, guarda caso, coinvolgono anche gran parte dei carcerati dentro le carceri, visto che il 40% sono tossicodipendenti. Tossicodipendente quando proprio sta bene c'è un'epatite C, quando invece sta male c'è un'epatite C e un HIV. Ecco, io ho la stessa situazione fisica di una persona tossicodipendente, solo che non me l'ha data l'eroina, lo scambio di siringa, ma me l'ha data il ministero attraverso delle trasfusioni che non ha controllato. Quindi assolutamente contrario a questo tipo di iniziativa, ma non solo io. Insomma, chi è dentro a questo settore sa benissimo che non è possibile. Oltretutto, ripeto, sono patologie queste che non sono compatibili con il regime carcerario. Soprattutto questo regime carcerario. Invece la realtà è che all'interno delle carceri i malati di AIDS e di epatite C rimangono lì dentro in condizioni igienico-sanitarie allucinanti e molto spesso non hanno manco accesso alle cure. E vogliamo fargli dare il sangue? Non lo so, cioè, io tra secolo. No, era soltanto così, ma una proposta che volevo commentare. Lo capisco. Speranza che vede molto d'accordo con quello che dici. Assolutamente. Andrea, e dunque allora diamo un'impronta anche un pochino di servizio a questa trasmissione che qualcuno sta seguendo in diretta e che spero anche con il tuo aiuto possa essere, che poi siccome la mettiamo sul sito possa essere diffusa e fatta appunto portata a conoscenza negli ambienti appunto dei malati e delle associazioni e così via.
così che appunto possano avere fruire delle informazioni che abbiamo dato. Quali sono appunto i riferimenti? C'è un comitato dove si può scrivere, c'è una mail, c'è un sito, li vogliamo dare così che appunto resti registrato e poi anche quando facciamo circolare. Certo, allora io vi darei innanzitutto il www.comitatovittimesangueinfetto.com, che è la pagina web dell'associazione Vittime Sangue Infetto, che tra l'altro recentemente ha anche presentato un esposto alla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo dove in sostanza si ripercorrono, attraverso varie documentazioni presentate, tutta la storia di tutti gli eventi che hanno riguardato questa vicenda e che sono sempre stati trascurati da tutti. Ora, pare che il capo procuratore aggiunto, ora non mi ricordo il nome, ma comunque poi gli estremi eventualmente ve li darò, pare che sia intenzionata ad aprire un fascicolo. E la parte penale è quella che ci consente di poter capire meglio questa realtà qua. Poi un altro sito, un'altra pagina web molto molto interessante, che è quella, diciamo, nella quale collaboro anche io, è www.ilpuntosangueinfetto.com. E poi su Facebook, a parte il mio profilo personale, la pagina Sangue Infetto alla Vera Giustizia. Ottimo. Dove non si parla solamente di risarcimenti, ma si parla anche di sicurezza del sangue, di tutti i fenomeni di illegalità che avvolgono questa vicenda ancora oggi, a distanza di 20 anni, con, ripeto, oltre 100.000 vittime e ancora in attesa di giustizia. Voglio dire semplicemente una cosa, Gianni. È vero che il malato sa che prima o poi raggiungerà il suo obiettivo, magari alla CEDU, ma la realtà, come disse un avvocato di Palermo, è che ci pagheranno tutti da morti. Cioè, la cosa drammatica è che chi va a vincere le sentenze sono molto spesso i parenti dei deceduti. E questa è una cosa vergognosa. Sì. Perché morire con magari dei figli e non sapere ancora se lo Stato ha riconosciuto il tuo diritto è il peggior modo per andarsene via. Decisamente, sì. E questo è peraltro appunto poi è un segno di illegalità, uno dei tanti segni dell'illegalità che vige e che regola le attività di questo Stato, anche le attività nella materia sanitaria, purtroppo. Illegalità sia perché non c'è prevenzione, in questo caso molto si sarebbe dovuto fare con la prevenzione, sia perché non ci sta poi la riparazione del danno. Comunque c'è una responsabilizzazione totale riguardo alla vicenda, cioè loro dicono sì, è vero, tu avresti diritto, però non sei stato tempestivo e quindi non ti do nulla. Poi in realtà cosa succede nei tribunali? Che in tribunali invece se ne fottono, scusate il termine, di quello che pensa l'avvocatura di Stato e condannano il Ministero a cifre ben superiori rispetto a quello che si potrebbe ottenere attraverso una transazione che, ripeto, è un accordo tra le parti dove le parti entrambe rinunciano a qualcosa. Qua invece si è stravolto completamente la struttura dell'intervento, cioè questa è un'imposizione bella e buona. Loro giocano sul fatto che la giurisprudenza, ripeto, oggi è a loro favorevole e sulla base di questa formulano la loro proposta, che non è una proposta. Poi nel fattispecifico aspetteremo di vedere il decreto, perché anche per quelli in regola pare che questo decreto sia talmente complesso che andrà a generare sicuramente degli allungamenti di tempi anche per pagare quelli che sono in regola. Ma questo è un discorso che sino a quando non abbiamo la carta che canta non possiamo, però insomma, parlando un po' con gli avvocati, perlomeno quelli più importanti, lo studio Lana, che per esempio è intervenuto all'ultimo comitato nazionale, e consiglio vivamente di andarlo a cercare il loro intervento, perché a mio modo di vedere è molto più efficace delle mille parole che magari ho detto io in tutto questo tempo. Ok, Andrea, noi abbiamo terminato il nostro tempo. Io
Ti ringrazio per aver colto l'opportunità che Libri di Bua appunto dava a tutti noi, perché in qualche modo, anche se io non ho avuto questa cosa, però mi sento coinvolto come cittadino, perché una trasfusione potrebbe sempre essermi necessaria e comunque sia una cosa indegna quella che è accaduta. E no, in questo paese, voglio appunto, ricordare una cosa: i cittadini italiani stanno pagando. Stanno pagando perché il prelievo sull'accisa dei tabacchi continua a esserci, nonostante non ci sia l'intenzione di non pagare nessuno, pagare veramente poche persone. Quindi la cosa che fa rabbia è che i signori fumatori, io anche, continuo a pagare un risarcimento che non arriva. E questa è una cosa veramente... Poi ci sono tanti altri aspetti che andrebbero sviscerati, tipo per esempio che gli stessi soggetti che sono responsabili probabilmente dei danni causati nei 20 anni precedenti sono gli stessi, o perlomeno le nuove generazioni sono le stesse che gestiscono il mercato degli emoderivati in regime di monopolio in Italia. No, no, infatti proprio di questo volevo dirti, Andrea, sicuramente Libri.tv seguirà questa cosa e cercheremo di dare aggiornamenti su questa vicenda. Tu appena avrai del materiale da poterci appunto farci conoscere, e possiamo fare proprio esattamente una trasmissione che ritengo si possa chiamare una trasmissione di servizio, e ricalendarizzeremo un nuovo appuntamento e daremo appunto questi aggiornamenti. Nel frattempo ti ringrazio appunto di questa tua partecipazione, se vuoi dire qualche altra cosa, se no andrei in chiusura. Ma direi che accetto con molto piacere il tuo prossimo invito, quando speriamo finalmente il Ministero si prenda il coraggio di pubblicare questo decreto. In quel momento lì ci sarà anche l'intervento di ospiti che hanno preferito bypassare questo appuntamento per aspettare invece l'appuntamento topico, dove avremo, quando avremo un qualche cosa da poter analizzare e verificare. D'accordo, Andrea. Ti ringrazio. Grazie ancora. Grazie ancora. Buona serata e alla prossima. Grazie ancora. Ciao Gianni, grazie.